Sono Daniele Manni, insegno informatica da 25 anni presso l'Istituto Galilei Costa di Lecce. E grazie al tema di questo TEDx ho scoperto di essere un condivisionario. Sì, perché la mia vita di docente è stata caratterizzata da tre grandi condivisioni, anzi no, 2,1 grandi condivisioni. Mi esprimo con un numero decimale, perché due di queste sono già in atto da diverso tempo, mentre la terza è stata appena concepita e ve la annuncerò fra pochi minuti su questo palco. La mia storia inizia a metà degli anni Ottanta, quando, dopo la laurea e parallelamente all'insegnamento, decido di dare sfogo alla mia natura di intraprenditore. Non divento cioè un imprenditore, ma piuttosto un intraprenditore, a cui piace creare nuove imprese, inventarsele, portarle avanti, portarle al successo o al fallimento, e poi abbandonarle, lasciarle e prenderne una nuova, intraprenderne una nuova. Dall'86 al 99 ho cofondato quattro diverse aziende. Due di queste sono miseramente terminate, le altre due stanno facendo sempre più ricchi i miei ex soci. E arriviamo nel 99. Nel 99 nasce la mia prima condivisione. Nel 99 decido di dare una svolta radicale alla mia vita, smetto l'intraprendenza esterna alla scuola e decido di portare tutte le mie esperienze, tutto il know-how dentro la scuola. Cioè decido di condividere con i miei studenti le mie esperienze e non mi limito semplicemente a raccontare loro quello che ho fatto e come l'ho fatto, al contrario, inizio insieme a loro a creare nuove piccole imprese, cercando di tradurle tutte in imprese reali. Oggi queste vengono chiamate start-up. Ma per fare questo, fate molta attenzione perché sto per fare coming out. Per fare questo, sono diventato un insegnante fuorilegge. Ho abbandonato completamente, assolutamente tutti i programmi ministeriali e ho deciso da quel momento a portare avanti argomenti che interessavano a me. Decidevo io volta per volta cosa affrontare con i ragazzi e ho dedicato circa la metà delle mie ore di lezione a materie inesistenti, inconsistenti. Parlo di innovazione, creatività, sperimentazione. Dopo poco tempo, insieme alla mia compagna e collega e a 16 studenti di quinto superiore, decidiamo di dare vita ad Aria Noa. Aria Noa nel nostro dialetto locale significa aria nuova. E Aria Noa è una vera e propria società cooperativa utile ed indispensabile a mettere realmente, concretamente, legalmente in atto le piccole start-up dei nostri ragazzi. Aria Noa è una cosa piuttosto innovativa, viene notata e diffusa anche attraverso un bellissimo progetto di generatività curato dall'Università Cattolica di Milano e dall'Istituto Luigi Sturzo. Una cosa innovativa che oggi chiamiamo incubatore e acceleratore di start-up giovanili. 11 anni fa era semplicemente una visione. Da allora i nostri ragazzi hanno creato, curato, gestito e quasi sempre fatto fallire oltre 20 start-up, oltre 20 piccole imprese. Oggi di quelle sono soltanto tre ad essere sopravvissute, a vivere, a proliferare e a creare un reddito per i ragazzi che l'hanno creata. E a voler ricavare una sorta di percentuale di sopravvivenza ci attestiamo intorno al 13% e pare che sia un'ottima percentuale. Adesso mi piacerebbe condividere con voi alcune di queste start-up. Mi piacerebbe che vi rendeste conto come sia facile, semplice a volte, che sia possibile trasformare in business alcune piccole idee che vengono create, inventate sulla lavagna di un'aula scolastica. La prima che vi presento è il Festival della Dieta Meditaliana. Questo festival sono 4 anni che i ragazzi lo organizzano. Occupano la piazza maggiore della città, a Lecce, riescono a convogliare oltre 60
piccole aziende agroalimentari di qualità del territorio e contemporaneamente riescono a far venire in quei giorni migliaia di turisti perché hanno abbinato questo festival a una formula turistica innovativa. Si chiama 30-20-10. Tradotto in parole significa dormi con 30, mangi con 20, compri prodotti agroalimentari con 10. La seconda si chiama Shopping Face, è curato da quattro ragazze, le hanno inventate quattro ragazze di 17 anni, e loro vendono ai commercianti del territorio, agli esercenti, il servizio di creare una pagina Facebook e gestire una pagina Facebook. Lo offrono ai commercianti che non hanno o il tempo per farlo o le competenze per farlo. Antonio Monaco invece ha creato Landwear, indossare il territorio. Lui ha avuto un'intuizione un giorno ed è venuto, me lo ricordo ancora, ero un po' prima degli esami di maturità, nel corridoio, professore, ho avuto un'idea. Allora, permettetemi un attimo questo piccolo sfogo, bellissimo sentirselo dire. Sono alcuni anni che io mi vengo fermato nei corridoi con: professore, ho avuto un'idea. Quasi sempre gliela bocciamo, ma qualche volta passa quest'idea. Come nel caso di Antonio Monaco. Antonio Monaco ha avuto quest'idea di invertire una frase che circola nel mondo da 37 anni. 37 anni fa fu inventata questa frase vincente, I love New York. I love New York è stata copiata in tutte le lingue, è stata copiata per tutte le città e per tutti i territori. Antonio Monaco è stato il primo a invertirlo. Dice, professore, e se fosse il Salento il primo territorio invece ad amare la persona e non ad essere amato, ha creato la maglietta Salento Loves Me. Ha investito in quest'idea 50 euro, 14 per stampare due campioni, qualche altra cosa per mettere a capo davanti in macchina, si è fatto il giro della penisola, ha proposto la sua maglietta ai commercianti. I commercianti hanno iniziato a ordinarlo, hanno cominciato a dare un acconto. Con quell'acconto lui ha pagato l'acconto presso la fabbrica per stamparle e in questo modo è andato avanti. E con questo investimento minimo iniziale, nel giro di 20 giorni è riuscito in pratica a intascare come guadagno oltre 1.500 euro. Poi ovviamente la cosa è andata avanti e ha continuato a lavorare. Alcuni ragazzi invece hanno inventato una card, una banalissima card, SKS, una card per dare sconti agli studenti. Questi ragazzi sono riusciti in poco tempo a convincere 80 negozi a convenzionarsi con questa card, hanno venduto le card a 5 euro l'una agli studenti e quindi hanno avuto una sorta di doppia fonte di ingresso. Da una parte i commercianti che spendevano 60-70 euro per convenzionarsi per un anno e dall'altra la vendita delle card ai ragazzi. Qui un'intera classe invece si è improvvisata agenzia di viaggi, ma un'agenzia di viaggi particolare. Non era un'agenzia di viaggi normale, era un'agenzia di viaggi specializzata sulle gite turistiche scolastiche. Quindi loro si rivolgevano ai loro coetanei in tutta Italia dicendo: ragazzi, perché per la gita non venite giù in Salento, movimentando queste attività? E quando arrivava il pullman in città non c'erano degli adulti ad accogliere questi ragazzi, ma c'erano loro coetanei che li accoglievano, li portavano in albergo e li gestivano durante il periodo della gita. Masterprof è nata da pochi mesi, è l'iniziativa di una classe che ha voluto cercare in tutta Italia tutti quei docenti extraordinari, li chiamano, fuori dall'ordinario, che fanno delle cose un po' diverse. Ecco qui una piccola nota, è nata dicendo: professore, ma lei pensa di essere l'unico che fa queste cose strane? E ho detto: spero di no, mi immagino sicuramente di no. E perché non li cerchiamo? E perché no? Ed è quindi nato Masterprof. Oggi è online questo sito. In questo momento raccoglie, credo, circa 150 docenti straordinari. L'olio Nectaria. Olio Nectaria è un olio extravergine d'oliva. Qui la novità sta nella modalità di commercializzazione dell'olio. È un ottimo olio extravergine d'oliva, ma sia il sito che il packaging sono orientati a presentarlo più come un prodotto che dà dei benefici alla salute, perché l'olio extravergine d'oliva lo sappiamo tutti che dà dei benefici, ma questo viene venduto per quei benefici. E poi alla fine dice: se poi vuoi anche usarlo in cucina, puoi anche farlo. Antonio Scarnera è un fenomeno, ha
Ha iniziato a 13-14 anni, ha avuto un'idea, un'intuizione, ha creato un sito di vendita online di servizi internet, un po' più complicato, vende spazio web, in pratica. Soltanto con questa intuizione di venderlo ai suoi coetanei, gente che non poteva spendere più di 10, 15, 20 euro al massimo. Questa è una storia simbolo perché oggi, non mi vergogno a dirlo, anzi a dire la verità mi vergogno un po' a dirlo, lui guadagna più di me. Appena compiuto 18 anni, lui guadagna più di me. Smart City, l'ultimo nato, 4 mesi fa, 4 ragazzi, 2 studenti oggi del quinto anno, 2 neodiplomati. Si sono messi insieme e realizzano siti internet. Quindi non è sbagliato scritto siti in quel modo. So che Smart City viene scritto in un'altra maniera, ma questo invece è stato fatto per scelta. La caratteristica loro qual è? La loro caratteristica è che hanno deciso e stanno facendo quello di confezionare siti internet per il cliente, glielo confezionano addosso come se fosse un lavoro sartoriale. Infatti lo slogan, se leggete, è la bottega artigiana del web. Ci tengo a sottolineare che tutte queste start-up, tutte queste iniziative sono tutte realizzate con un impegno iniziale, un finanziamento iniziale bassissimo, non ce n'è nessuno che ha richiesto un impegno importante, per 2 motivi. Il primo è perché non ce lo possiamo permettere, siamo una scuola. Il secondo è perché mi piace che i ragazzi si sforzino a trovare delle idee che facciano più leva su quello che sanno fare, sulle loro capacità, piuttosto che sul denaro. E qui passiamo a quella che è la seconda condivisione. In questo caso, invece, i protagonisti sono i nostri studenti, gli start-uppers. Loro hanno iniziato a condividere le loro storie con i loro colleghi più giovani della scuola media. Da oltre un anno, infatti, loro vanno nelle scuole, entrano nelle aule dei ragazzi di seconda e terza media e raccontano loro le loro avventure. Spiegano cosa hanno creato e come le hanno creato. E che si tratti di una card per avere dei sconti, o di un nuovo servizio su Facebook, o piuttosto di appunto una nuova t-shirt, l'effetto che riescono a suscitare è sempre lo stesso: un grande entusiasmo, una grande curiosità e veramente un fascino a mille. Noi abbiamo dato un nome a queste iniziative di condivisione, è una sigla, sembra una formula chimica, N2Y4B. Never too young for business, mai troppo giovani per il business. Ragazzi di 15-18 anni che insegnano, condividono con ragazzi più giovani di 13-14 anni le loro esperienze imprenditoriali e la cosa funziona. Adesso passiamo alla terza condivisione, ve l'ho annunciato all'inizio, è una condivisione appena concepita. Sono stati 2 fattori che mi hanno spinto a pensarla. Il primo fattore è stato il risultato di un concorso internazionale. Il secondo fattore, ancora una volta, è il bellissimo tema di questo TEDx Share. L'anno scorso ho partecipato a un concorso internazionale ed è venuto fuori da questo concorso che la nostra esperienza fatta nel Salento da oltre 15 anni di avviare studenti delle superiori, quindi ragazzi sotto i 19 anni, a creare impresa, a creare start-up, ecco, questa esperienza è risultata essere unica, non solo in Italia, ma anche in Europa e probabilmente in tutto il mondo. E questa è una cosa straordinaria. No, e invece no, non è straordinaria. Dal mio punto di vista è infinitamente triste, perché io sono convinto che tutti gli studenti, permettetemi di sottolinearlo, tutti gli studenti che pensano di intraprendere un corso di studi con un indirizzo economico abbiano il diritto, dal mio punto di vista è il dovere, ma abbiano il diritto di sperimentare con le proprie mani che cosa significa creare e gestire un'impresa, che cosa significa trattare con clienti e fornitori, con ricavi, costi, con le banche. E non farlo sotto forma di simulazione, ma farlo nella pura realtà. E allora questo palco, oltre a essere testimone di queste bellissime e straordinarie storie che stiamo ascoltando insieme, è anche testimone di una storia nuova, di una storia che deve essere ancora scritta, ancora vissuta.
perché abbiamo deciso di condividere da domani, e quando intendo domani intendo non domenica ma lunedì, da domani abbiamo deciso di condividere le nostre esperienze, gli esercizi, gli esempi di start-up con il resto del paese, con tutte le altre scuole in Italia, con tutti gli altri docenti. Pubblicheremo su un sito internet tutti questi esempi, metteremo a disposizione la nostra esperienza per cercare di fare in modo che questa esperienza sia emulata e copiata. Anche questo progetto ha un nome. Gli abbiamo dato un nome, Sweet Lab, ancora una volta un acronimo, incubatori di start-up negli istituti tecnici economici. Allora adesso permettetemi di concludere con una sorta di esortazione, un appello. Ecco, voglio rivolgere un appello a tutti i miei colleghi docenti, a tutto il corpo docente italiano, qualsiasi ordine e grado, qualsiasi disciplina. È una sorta di invito, è un invito a quattro azioni. Lo invito i miei colleghi a innovare, a sperimentare, a creare, ma soprattutto a condividere. Grazie.